Dopo essersi accreditati come tecnici sul portale del Comune di Roma e dopo aver effettuato l'accesso sul SUET, è possibile creare una nuova pratica di tipo PDC cliccando su Pratiche e selezionando PDC oppure andando in fondo alla pagina e cliccando sul pulsante Crea nuovo PDC. Il sistema ci mostrerà quindi le varie sezioni da compilare. Come prima sezione troviamo la sezione dei soggetti legittimati, dove possiamo cliccare sul tasto Aggiungi ed inserire il codice fiscale del proprietario, cliccare su Ricerca soggetto ed inserire i vari dati. I dati quali provincia di residenza, comune, indirizzo, CAP, email e telefono risultano infatti modificabili. È necessario quindi selezionare una scelta per la tipologia del soggetto legittimato e per la dichiarazione ai fini della titolarità dell'intervento. È necessario in questa sezione aggiungere un utente che abbia la spunta come capofila ed effettuarne il salvataggio. Per concludere la sezione, è necessario cliccare su Gestione deleghe e allegare i documenti, quali il documento d'identità, cliccando quindi su Sfoglia, selezionando il file e cliccando su Allega. Notiamo che la sezione risulta correttamente compilata e di colore verde. Possiamo proseguire quindi con la sezione Incarichi. Sarà necessario, nel caso di PDC non in sanatoria, inserire il direttore dei lavori, cliccando quindi sul pulsante Aggiungi, inserendo il codice fiscale e cliccando sul pulsante Ricerca tecnico. È possibile quindi modificare sempre i dati quali residenza, comune e indirizzo, spuntare la voce direttore dei lavori e cliccare su Salva. Per completare la sezione sarà necessario cliccare su Gestione incarichi e aggiungere i relativi documenti richiesti, come il documento d'identità del progettista, la lettera incarico del progettista e gli stessi documenti anche per il direttore dei lavori, sempre cliccando su Sfoglia, selezionando il file e cliccando poi su Allega. Una volta allegati tutti i documenti, la sezione risulta correttamente compilata e di colore verde. Sarà possibile quindi procedere con la sezione Impresa. È necessario cliccare sul pulsante Aggiungi, inserire la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa e cliccare su Ricerca Impresa. Sarà necessario inserire i dati mancanti, quali la partita IVA, la forma giuridica, la provincia e il numero, la sede. Nel caso di sede Italia sarà necessario inserire anche la provincia e la città, altrimenti non sono obbligatorie. La via con il numero, il CAP, una PEC, anche il telefono. È necessario quindi procedere con l'inserimento di tutti i dati obbligatori. Ed inserire infine i dati del rappresentante legale, come il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, la data di nascita. La provincia di nascita insieme al comune, e la provincia di residenza col comune di residenza, l'indirizzo, il numero, il CAP, un'email e un telefono ed effettuare il salvataggio. Sarà necessario per concludere la sezione cliccare su Gestione incarichi ed allegare il documento d'identità e la lettera incarico del rappresentante legale, cliccando sempre su Sfoglia, selezionando il file e cliccando quindi su Allega.
Nel caso di un PDC in sanatoria non sarà necessario inserire il direttore dei lavori e l'impresa nella sezione incarichi. Possiamo proseguire quindi con la compilazione del PDC cliccando sulla sezione qualificazione intervento, effettuare una scelta e cliccare sul pulsante salva. La sezione qualificazione intervento risulterà correttamente compilata e di colore verde. È possibile proseguire quindi con la sezione dichiarazioni, che si divide in dichiarazioni parte 1 e parte 2. Per quanto riguarda dichiarazioni parte 1, è necessario inserire i dati per la titolarità dell'intervento, dichiarare se le destinazioni di cui l'articolo 3 oppure l'articolo 6 e inserire una scelta per le opere su parti comune. Sarà necessario inserire anche la localizzazione dell'intervento cliccando sul pulsante aggiungi inserendo la via, il civico e cliccando sul pulsante ricerca. Comparirà la NIC attraverso la quale è possibile selezionare la particella di interesse e sarà necessario quindi chiudere il pop-up che si è aperto inserendo i dati municipio, scala, interno, CAP, piano, catasto. I dati quali foglio e particella risultano già popolati, quindi sarà necessario inserire il subalterno, la sezione, la funzione d'uso e anche la destinazione d'uso e cliccare sul pulsante salva. Dopo aver effettuato quindi il salvataggio della localizzazione dell'intervento, è necessario effettuare anche il salvataggio della sezione di dichiarazioni parte 1. Possiamo proseguire quindi con la sezione dichiarazioni parte 2. Per la sezione dichiarazioni parte 2 è necessario effettuare una scelta per la regolarità urbanistica, per il calcolo del contributo di costruzione, dichiarare i tecnici incaricati e l'impresa esecutrice dei lavori e effettuare una scelta per il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà necessario spuntare i diritti di terzi e il rispetto della normativa sulla privacy e cliccare sul pulsante salva. Possiamo notare che l'intera sezione dichiarazioni quindi risulta correttamente compilata. È possibile quindi proseguire con la sezione allegati. La sezione si divide in tre sottosezioni, amministrativi, relazione tecnica e vincoli e limitazioni. Possiamo proseguire quindi con inserire gli allegati obbligatori. Cliccando quindi sulla sezione relazione tecnica, notiamo che l'elaborato grafico è un dato obbligatorio e firmato digitalmente, in quanto un asterisco indica che l'allegato è obbligatorio come da leggenda riportata e 3 che il file deve essere firmato digitalmente. Quindi andiamo a selezionare il file, cliccare su sfoglia, selezionare il file firmato digitalmente e cliccare su allega. La stessa operazione deve essere effettuata anche per la documentazione fotografica. Quindi andiamo a selezionare il file, clicchiamo su sfoglia, individuiamo il file da allegare e clicchiamo sul pulsante allega. È possibile inserire nella sezione vincoli e limitazioni anche dei documenti aggiuntivi che ci permetteranno di semplificarci la scelta nella sezione relazione tecnica. La modalità è la stessa, viene selezionato il tipo di file da caricare, si clicca su sfoglia, si seleziona il PDF e si clicca su allega. La sezione allegati risulta correttamente compilata e di colore verde. È possibile quindi procedere con la sezione relazione tecnica, che si divide in dati intervento, specifica intervento e vincoli e limitazioni. Per quanto riguarda la sottosezione dati intervento, è necessario selezionare una ZTO
e componenti tessuti ambiti. Effettuare quindi il salvataggio e aggiungere l'elenco degli interventi, scegliendo la tipologia dell'intervento, la definizione dell'intervento e quindi in automatico la classificazione. Sarà necessario inserire anche il PRG e i dati geometrici. Ed effettuare il salvataggio. Dopo aver inserito tutti i dati, è possibile procedere con la sottosezione specifica intervento. È necessario quindi effettuare una scelta per le barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti, i consumi energetici, la tutela dell'inquinamento acustico, la produzione di materiali di risulta, la prevenzione incendi, l'amianto, la conformità igienico-sanitaria, gli interventi strutturali, la qualità ambiente dei terreni, le opere di urbanizzazione primaria, gli scarichi idrici e anche quadri informativi aggiuntivi, e cliccare sul pulsante Salva. Se il sistema non genera nessun messaggio di errore, sarà possibile procedere con l'ultima sottosezione della relazione tecnica, ovvero vincoli e limitazioni. È necessario quindi effettuare una scelta per tutte le sezioni, come bene in area protetta, sottoposto ad usi civici, eccetera. Quindi una volta effettuate tutte le scelte obbligatorie, sarà possibile procedere con il salvataggio, cliccando sul pulsante salva. Infatti notiamo che tutta la sezione relazione tecnica risulta correttamente compilata e di colore verde. Possiamo procedere quindi con le dichiarazioni esplicite, andando a selezionare e cliccando sul pulsante salva. Anche la sezione dichiarazioni esplicite risulta correttamente compilata e di colore verde. Possiamo proseguire quindi con il riepilogo, dove tutte le sezioni risultano correttamente compilate, e procedere con l'ultima sezione, ovvero l'invio. È necessario quindi generare la relazione tecnica, firmarla digitalmente e ricaricarla firmata. Il tecnico quindi può procedere a pulire la cartella dove verrà salvata la relazione tecnica e cliccare sul pulsante Genera relazione tecnica, in modo che il file generato non abbia una nomenclatura del tipo relazione tecnica intervento parentesi 1 chiusa parentesi. Procederà quindi il tecnico a firmare digitalmente la relazione tecnica e a ricaricarla cliccando su sfoglia, selezionando il file P7M e cliccando quindi sul pulsante allega. Il sistema effettuerà le verifiche del file appena caricato. Se le verifiche vanno tutte a buon fine, il sistema invierà una mail al capofila spiegando che la pratica risulterà nello stato compilata pronta per l'invio e che è necessario effettuarne l'invio definitivo. Il capofila, dopo aver effettuato l'accesso sul SUET, può procedere all'invio della pratica
o dalla sezione notifiche, infatti notiamo la presenza della notifica procedere alla sottomissione dell'istanza della pratica, oppure cliccando su elenco pratiche e trovando la pratica nello stato compilata pronta per l'invio. Sarà possibile quindi selezionare la pratica e cliccare sul pulsante apri pratica. Il capofila vedrà tutte le sezioni che sono state compilate dal tecnico progettista e cliccando sulla sezione invio potrà procedere con l'inserimento degli ultimi dati obbligatori. Sarà necessario quindi caricare il PDF della reversale cliccando sul pulsante sfoglia, selezionando il file e cliccando quindi sul pulsante allega. Sarà necessario anche inserire il numero della reversale e l'anno e cliccare sul pulsante salva. Per concludere la pratica è necessario quindi spuntare l'ultima voce e cliccare sul pulsante invia. Il sistema ci chiederà la conferma per effettuare la protocollazione della pratica. Cliccando quindi sul pulsante conferma, il sistema invierà la pratica. Infatti possiamo notare la presenza del protocollo che si trova anche in fondo alla pagina, dove c'è quindi la data della trasmissione, il numero di protocollo appena generato ed è possibile scaricare la ricevuta.